Il Covid-19 non è solo un'emergenza sanitaria, ma anche un grave problema per l'economia del paese. Per fermare il diffondersi del virus, il Ministero della Salute ha disposto la chiusura di bar e locali dalle 18 alle 6 del mattino e dei negozi nel fine settimana. Anche le imprese rischiano gravi ripercussioni sulla produzione e Confindustria ha chiesto quindi impegni precisi al governo. Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, delle rate dei mutui e dei relativi interessi, ma anche sostegno alle imprese per l'accesso al credito e ammortizzatori sociali per le aziende che dovranno fermare la produzione. Anche a livello lombardo, l'Associazione degli Industriali si sta muovendo per gestire l'emergenza. Nelle scorse ore è stata attivata un'unità di crisi che dovrà occuparsi dei problemi legati all'impatto del virus nel Lodigiano. La situazione è preoccupante, stiamo valutando l'incidenza del coronavirus sulle attività produttive del territorio. Confindustria Pavia ha attivato un'unità di gestione e di coordinamento per dare le prime indicazioni a supporto delle imprese e dei propri lavoratori. Ieri ero a Lodi dove abbiamo gestito più di 700 lavoratori che sono stati sospesi temporaneamente dal lavoro in quanto residenti o domiciliati nelle zone di quarantena. Domani abbiamo una riunione con l'INPS territoriale per capire come gestiremo questi lavoratori che attualmente sono sospesi dall'attività.